Tutta questa, queste È tutta sono tutta roba mia. lavatura. Ma questi sono frutti di acquisti o di collezione? No, frutti di acquisti. Ah, quindi tu acquisti e poi... Compro, io sono un compravendita. Compravendita. Non ho un negozio, però io compro e vendo. Ma è vero che sul mercato i collezionisti lo richiedono il vinile come fosse un pezzi pregiati? Diciamo alcuni sì, alcuni no. Ci sono dei dischi che non valgono un granché, ci sono dischi di una certa importanza. Diciamo che partiamo da un minimo massimo di 2, 3, 4, 5, 10, 20, fino a che arriviamo a un livello di 50, 60 massimo. Massimo, massimo, quanto può costare un vinile di quelli rari? Un disco di quelli rari, 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 andiamo sulle migliaia di euro. Ecco. Non si sa quanto, bisogna vedere se è una prima stampa, se è una delle prime stampe. Possono arrivare a migliaia di euro, non si sa esattamente quanto. Angelo, senti un po', e in questo momento un disco che può arrivare a quei livelli, qual è quello? Uno che arriva facciamo a quel i livello, nomi. Allora, lo sì, lo possiamo dire benissimo, non ci sono no, problemi. No, per sapere appunto che è il cantante. È un White Album del 6-0 numero 1, costa oltre gli 800.000 euro. Visto. Oltre, andiamo sugli 870 più o e meno. E tra gli italiani chi è che va per la maggiore? Tra gli italiani, a quanto ricercati, è Franco Battiato. Franco Battiato. Poi Lucio Battisti, Dalla, De André. Cuccini e altri, Battiato e altri interpreti. Battiato, famosi. Quello sì. Famoso di sì, voglio Battiato. Vederti danzare, voglio quello, esatto. Cucurucucù e quant'altro. Esatto, quello, esatto. Bellissimo. E questi, chi le sta parlando, gli ricordano dei tempi belli in radio dove il vinile andava di brutto. Di brutto, sì. Poi è uscito fuori il CD. Ma diciamo che il CD non può paragonarsi assolutamente al vinile. Non c'è paragone, perché la musica del vinile non può condividere il CD, assolutamente. Certo. Non c'è, è fuori questione. Ecco, ma io quello che voglio, l'ultima cosa, quello che voglio sapere, no? Sì. Cioè, io lo so, però vogliamo farglielo sapere. La qualità della musica che si ascolta sul vinile, allora, secondo me è maggiore com'è? Sì, è migliore, a livello di suono è migliore, perché senti la differenza fra il CD e il vinile. Tu il CD lo puoi paragonare a un... non neanche a un disco da grammofono, assolutamente, perché è diverso. C'ha una qualità molto superiore rispettivamente al CD. Adesso con le chiavette vanno tutte avanti così. Ah, la tecnologia è in continuo. Non si vuole perdere tempo adesso. Però il vinile è vinile. Senti, un'ultimissima cosa. Come? Quanti dischi c'hai? Io circa 4.000 di LP, 33 giri, e circa 700 di 45 giri. Lato A e lato B. Esatto. I famosi lato A e lato B. Il 45 è solo una canzone, certo. Il 33 sono varie canzoni, circa 10. Bene, Angelo, grazie per averci dato qualche notizia anche interessante. Grazie a voi. E buon lavoro fino a stasera, grazie. Fino alle 10.30. No, più o meno, finché c'è gente. Finché siamo c'è gente, stiamo poi, qua. Poi andiamo a casa. Va bene. Cerchiamo di buon fare ritorno, circa 250 km. E buon lavoro e viva il vinile. E viva il vinile.